Eccoci ancora in diretta sulle fonti TV, spazio a Il Fatto di Marcotti come ogni settimana e anche oggi tante sono le questioni che vogliamo affrontare insieme a tutti voi, da mettere sul tavolo a partire dall'Italia che è tornata in zona bianca. Era un po' un miraggio questo, no? Volevamo vedere questo colore per poi non vederne più in realtà. Lo dicevo sempre con Giancarlo Marcotti che è qui in studio con me oggi. Giancarlo, ben trovato. Grazie, Manuela. Abbiamo sempre detto che il vero traguardo sarebbe stato non avere più i colori, perché fin quando diciamo bianca presuppone il fatto che potremmo tornare sotto un'altra colorazione. Invece, insomma, una volta non esistevano mica tutti questi colori qua, no? Ormai ci siamo abituati. Un'invenzione della quale avremmo fatto a meno, Lo so, lo avremmo so. fatto volentieri a meno. Infatti il colore rosso ormai è visto come aiuto, stiamo alla larga da questo colore. Anche l'arancione stava un po' antipatico, perché voleva dire fino a quando eravamo in zona arancione che alcune attività erano chiuse, che non tutti potevano fare quello che insomma notoriamente si può fare. Adesso siamo in zona bianca, mancano solo le discoteche e poi tutto si è riavviato nel nostro paese. Sì, ho visto in metropolitana che stanno Gli togliendo adesivi, gli ci si può sedere. adesivi. Ecco, ma per esempio, adesso io ho una curiosità che ho, perché poi vorrei chiederlo anche ai nostri telespettatori. Sai, no, dicono che ci vogliono 20 giorni più o meno per abituarsi a una novità, cioè, insomma, non so, mascherine. Adesso non so se ci abbiamo messo 20 giorni, all'inizio ci davano fastidio, poi effettivamente sono diventate un po' un mezzo consueto, ma questo vale un po' per tutte le questioni della vita, cioè proprio l'essere umano per abituarsi ha bisogno di una ventina di giorni, poi quello che prima non faceva diventa appunto normale. E anche per esempio sedersi in metropolitana con il distanziamento, cioè con il fatto che ci fossero delle... Adesso non c'è più questo distanziamento, non crea un po' di... Aiuto, devo star seduto vicino alla persona? Cioè, almeno sono io che mi pongo il problema, o secondo te effettivamente, no, anche delle norme sociali cambieranno e sono cambiate in modo più o meno definitivo, almeno nel periodo immediato? Ma io direi che, come hai detto giustamente tu, è una questione di abitudine. Dopo parecchio tempo oramai che non eravamo più abituati ad avere persone sedute vicine, insomma, in metropolitana, adesso ci si torna a riabituare, ma io vorrei dire che la normalità è questa, no? Sì, Cioè, assolutamente. quindi speriamo di tornare verso la normalità, non L apostrofe, la normalità. Esatto, in sovrimpressione leggete estate senza mascherini, dove questo senza l'abbiamo messo tra virgolette perché in realtà non le abbandoniamo del tutto. Oggi non c'è più l'obbligo di tenerle all'aperto. Io però ti dirò la verità che oggi quando sono uscita me la sono messa, ma anche qui è stato un gesto immediato, cioè mi è venuto spontaneo, no? Mettermi la mascherina appena uscita da casa. Poi faceva caldo, ho detto no, posso fare due passi anche senza, e poi ovviamente l'ho rimessa per salire sulla metropolitana. Ecco, però vedi, sono gesti che sarà anche difficile abbandonare, un po' perché siamo abituati adesso e un po' perché comunque un po' di timore c'è, permane, insomma, anche qui è questione d'abitudine, no? Sì, Tu adesso l'hai i messa per la dati, io strada la per la mascherina oggi? strada no, No, quindi però, sei su. e non l'ho messa neanche quando sono sceso in metropolitana, poi ho visto tutti gli Eh altri che ce sì, l'avevano, allora l'ho messa perché anch'io. poi dice no, qui va messa, no? Bisogna sempre Esatto. tenerla a portata di mano. Però c'è ancora un po' anche di paura, al di là del fatto che siano gesti che sono entrati a far parte della normalità. Certo. Sì, ovviamente le persone possono anche avere timore del ritorno alla normalità, però io non vedevo l'ora che si tornasse, insomma, anche se è un ritorno adesso non dobbiamo pensare che sia una cosa che duri per sempre, anzi qualcuno dice che l'autunno in autunno torneranno ancora ad esserci. Effettivamente, da qualche altra parte le cose non vanno bene come in Italia. Non so se perché in Italia fa molto caldo e Certo. quindi questo può aiutarci, però in questo momento non abbiamo una situazione veramente buona e quindi insomma sfruttiamo perlomeno questo momento Sì, qua, insomma. appunto, sempre però prestando attenzione prima che, no, toccando ferro, poi si ripiombi, anche se il segreto, almeno così ci dicono, sarà nel raggiungere, cioè il segreto, non è tanto un segreto, raggiungere la famosa immunità di gregge, quindi che possa anche aiutare ai contagi di essere bassi, proprio perché insomma la maggior parte delle persone sarà vaccinate. Vedremo, vedremo, vedremo. Ma vacanze già prenotate tu? Vacanze no, non No. ancora Va bene. prenotate.
probabilmente saranno appunto delle vacanze improvvisate, cioè un po' all'ultimo momento. Esatto. Senti Giancarlo, un po' così a sensazione anche, noi abbiamo parlato più volte, parliamo della ripresa proprio da un punto di vista economico, al di là del sociale che sicuramente verrà modificato, abbiamo parlato più volte di previsioni effettive che vengono fatte, che danno al rialzo, no? Effettivamente il PIL eccetera. A sensazione tua, visto che adesso tutte le attività commerciali sono ripartite, siamo nella fase anche importante a livello turistico, appunto parliamo di vacanze, tra poco apriranno anche le discoteche, manca proprio questo tassello. Ma senti lo stesso ottimismo che trapela e arriva dalle previsioni più statistiche, per così dire? Certo. Allora, l'ottimismo mi sembra ci sia, nel senso che è anche nella natura dell'uomo, insomma, dopo tanto tempo che siamo stati così un po' timorosi, adesso ritornare alla normalità dovrebbe essere una cosa che galvanizza un po' tutti, no? Quindi ci saranno ancora delle persone timorose, però insomma, io penso che la maggior parte delle persone vuole proprio tornare alla normalità. Io vedo, ecco, un fatto che mi dà anche un certo ottimismo è vedere i bar pieni, o comunque insomma le trattorie, eccetera. Questo è dovuto anche al fatto che è stato dato a tutti il permesso di mettere dei tavolini all'esterno, cosa che prima ovviamente non poteva fare. Quindi ci sono queste città che sono le cui vie sono piene di tavolini e insomma i ragazzi più giovani, ma anche insomma le persone meno giovani che riempiono insomma questi esercizi commerciali. Questo mi sembra un buon segnale. Però attenzione, questo 30 giugno, la questione che almeno parzialmente sulla possibilità di licenziare, certo, eccetera. Quindi magari vediamo un certo fermento e possiamo essere un po' presi dall'ottimismo, ma direi di non esagerare con l'ottimismo, perché no, certo, perché la proroga dei licenziamenti è all'esame del governo, peraltro si sta pensando di prorogare ulteriormente, ma solo per alcuni settori, alcune situazioni. Invece esatto. I sindacati, come ovvio che sia, stanno chiedendo di estendere il provvedimento a tutti. Ma perché questo è un nodo cruciale, nel senso che l'abbiamo detto più volte, per ora non si può licenziare, ora non perché le aziende e le imprese siano cattive, ma perché effettivamente quando mancherà, no, la benzina che arriva da provvedimenti del governo, dovranno fare i conti con le perdite che hanno avuto effettivamente in questo ultimo anno e mezzo. E insomma, non è difficile pensare che in alcuni casi siano state davvero importanti, cioè ci sono attività che sono rimaste chiuse a oltranza, no? Certo. Ma anche gli stessi ristoratori di cui parlavi tu, comunque adesso stanno riprendendo in modo, come dire, assoluto, certo, a poter lavorare. Certo. Sì, e teniamo anche conto che magari non si arriverà o almeno auspicabilmente, insomma, a licenziare così in maniera eccessiva, però è probabile che le retribuzioni non continuino a diminuire, certo, perché sappiamo purtroppo che anche questo aspetto è da tenere in considerazione, cioè il livello medio delle retribuzioni in Italia sta calando. Sì. Beh, peraltro, visto che abbiamo parlato anche di previsioni, in previsione futura il tasso di disoccupazione aumenterà, torneremo in doppia cifra proprio per tutte le questioni che stiamo affrontando. Come vedi la nostra politica in questo momento? Come si sta muovendo? Adesso peraltro, allora, per ora mi sembra non ci sia molto rumor di foglia, come si suol dire, no? Nel senso, abbiamo archiviato momentaneamente l'emergenza più forte legata al Covid, siamo ancora in una fase in cui ci sono dei provvedimenti in essere come la proroga dei licenziamenti ovviamente all'esame, quindi diciamo che siamo in un momento un po' di calma, però apparente secondo me, e quindi il governo Draghi sembra aver risposto al momento a ciò che effettivamente, no, veniva chiesto lui, non solo a lui, al governo, però forse è adesso che comincerà il bello.
Assolutamente sì, perché allora se noi andiamo a vedere da chi è sorretto il governo Draghi, allora abbiamo praticamente tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia, certo sì, anche frange dell'estrema sinistra sono contrarie, insomma, dal punto di vista numerico. Sì. No? C'è una parte ovviamente del gruppo misto, sappiamo quelli che sono usciti dal Movimento 5 Stelle appunto perché non condividevano l'ok al governo Draghi, insomma, di entrare nel governo. Però diciamo che il governo Draghi è sorretto, adesso non voglio esagerare, ma dal 90% delle forze politiche parlamentari. Quindi Sì. non c'è mai stato un governo forse così forte dal punto di vista numerico. Tuttavia, sappiamo che tra un po' entreremo nel semestre bianco, cioè nel semestre che precede l'elezione del Presidente della Repubblica, e poi invece ci saranno le elezioni. E allora a quel punto lì chiaramente i partiti cercheranno di smarcarsi, cioè in effetti, se già oggi cercano di smarcarsi, perché ognuno cerca di far credere che i miglioramenti che ci sono stati si devono appunto a loro, ai partiti. E però è un po' difficile da dire perché cioè, è comunque, cioè non si riesce tanto a stabilire di quale partito pesa di più? Certo, Vero, numericamente il vero. Movimento 5 Stelle, però anche il PD, però anche la Lega, quindi sembra che tutti comunque diano un contributo a questo governo, quindi non ce ne sia uno in particolare, però poi ad un certo punto cercheranno di smarcarsi. E quello che è accaduto proprio nei giorni scorsi con il Movimento 5 Stelle è chiaramente la questione Grillo Conte. Grillo Conte, tanto per intenderci, è chiaramente la cosa che ha anticipato il tutto, cioè con ogni probabilità siamo solo all'inizio di un periodo che sarà turbolento per i partiti, perché ma la stessa Lega chiaramente sono molti militanti che non hanno apprezzato l'appoggio al governo Draghi. Il governo Draghi è stato certamente apprezzato dal Partito Democratico, ma come ho detto prima, una parte del Movimento 5 Stelle se n'è andata. Alla Certo. Lega ci sono malumori, diciamo che una frangia abbastanza consistente non è che sia favorevole al governo Draghi. Quindi è una situazione, Sì, più come che altro perché nel dicevi. governo Draghi ci sono forze politiche, vabbè, cito il Partito Democratico in primis, che nulla hanno a che vedere con la Lega, insomma, quindi Certo. chiaramente. Quelli più puri, ma così vale per tutti i partiti, no? Il Movimento 5 Stelle, l'hai citato tu, che ha visto una diaspora incredibile. Quelli più puri dicono: ma come? Cioè, la coerenza politica dov'è? Poi è sempre sottile il confine in politica tra coerenza e compromesso, no? Voglio dire, compromesso in senso positivo per raggiungere degli obiettivi. Però, insomma, sono ragionamenti che. Come hai detto tu, Manuela, è qua ci troviamo la calma, insomma, È vero. la quiete prima della Prima della tempesta, tempesta, non dopo. sono d'accordissimo. E questo, e io penso che potrebbero anche nascere e comunque avere un certo successo anche forze politiche che attualmente non sono in Parlamento, proprio perché in questo marasma ci potrebbe essere posto anche appunto per forze politiche differenti. Ecco, ma in sovraimpressione leggiamo Grillo o Conte, ecco cosa succederà al Movimento 5 Stelle. Ovviamente l'obiettivo è quello di far sì che non ci sia uno o l'altro, no? Che ci sia unità, e l'ha detto anche proprio nelle ultime ore di Maio, ce la faremo, vogliamo l'unità, eccetera. Però oggi peraltro Conte parla alle 17.30, pare che i due siano sentiti, Conte e Grillo, insomma, si saranno sentiti anche parecchie volte in questi giorni, ma che ancora ci sia un po' di. Cioè che la frattura non sia stata ricomposta. Parlerà, non si sa assolutamente da dove inizierà il discorso dell'ex Presidente del Consiglio, però il Movimento 5 Stelle veramente ha un bivio, nel senso che già ha perso pezzi, lo abbiamo detto, già si è indebolito molto in questi ultimi anni, infatti in Parlamento rappresenta la forza maggiore, ma insomma sappiamo benissimo che ci riferiamo alle precedenti elezioni, no? Se probabilmente andassimo a votare oggi.
non avrebbe tutto questo consenso. E adesso addirittura la scelta Grillo, cioè il Grillo voglio dire, non è che parliamo, e Conte, che però conta, scusate il gioco di parole, numerosi seguaci, definiamoli così, no? Ecco, cosa succederà? Quali sono gli scenari possibili? Allora, Manuela, io proprio oggi nel mio video quotidiano parlerò di questa diatriba Grillo-Conte e naturalmente, dato che tra l'altro ho già registrato il video, quindi parlerò senza conoscere quello che ha detto, quello che dirà Conte. Certo. Però ecco, su questa questione, senza anticipare tutto il mio video, voglio dire, però insomma, sinteticamente, obiettivamente era un bubbone che doveva scoppiare quello, perché obiettivamente il successo che il Movimento 5 Stelle ha avuto già nelle elezioni del 2013 e a maggior ragione in quelle del 2018, nelle quali c'è stato quasi un plebiscito, cioè un elettore su tre aveva votato il Movimento 5 Stelle, ecco, quei voti sono voti di Grillo, bisogna dirlo, cioè adesso a certo, me non certo. È molto simpatico il personaggio, ma io devo essere obiettivo, cioè se faccio un'analisi non è che guardo alla simpatia o all'antipatia, no? Quindi quei voti sono voti di Grillo, non sono voti, che ne so, della Taverna, di Sileri, eccetera, sono tutti personaggi che poi dopo sono diventati anche popolari perché hanno assunto cariche in questo momento, magari uno è viceministro, l'altro è vicepresidente del Senato, insomma, però sono tutte persone che se non fosse esistito Grillo non sarebbero certamente in quel posto. Quindi quella cosa che i voti del Movimento 5 Stelle sono voti di Grillo è fuori di dubbio. Che cosa è successo? È successa un'anomalia che anziché diventare, certo sì all'inizio un po' Di Maio, ma insomma anziché imporsi una persona eletta, si è imposto una persona non eletta, cioè Giuseppe Conte. Questo ha fatto il Presidente del Consiglio in un governo assieme alla Lega e ha continuato a fare il Presidente del Consiglio in un altro governo assieme al Partito Democratico. Questo gli ha creato un'enorme popolarità, perché ancora oggi Conte, dopo Draghi, se non è, insomma è la persona sì, più popolare, gli ha creato un'enorme popolarità. E alla fine sembrava che il Conte diventasse così automaticamente, diciamo, il nuovo segretario, chiamiamolo così, del Movimento 5 Stelle. Non referente, diciamo così, del Movimento 5 Stelle, esatto. Certo. Di fatto stava, uso un termine un po' brutto, ma insomma per capirsi, stava scippando la leadership a Grillo, il quale è intervenuto a gamba tesa, come spesso fa lui. Ripeto, possono non piacere le entrate di Grillo a gamba tesa, però obiettivamente, ripeto, il successo elettorale era un successo di Grillo. Ad un certo punto veniva messo da parte, perché poi c'è già stata, ecco, mettiamo anche questo a conclusione del ragionamento, c'è già stata la scissione con la Casaleggio, questo è stato un altro punto fondamentale, il fatto che il partito prima era legato a questa società, appunto la Casaleggio Associati, e quindi c'era già stata questa scissione. A quel punto, se veniva messo da parte anche Grillo, diciamo che chi aveva fondato il tutto, cioè Gianroberto Casaleggio, che vabbè purtroppo è morto ma è comunque il figlio, e poi Grillo, insomma era chiaro che non poteva finire, no, certo. Così, cioè doveva esserci uno scontro e anche abbastanza cruento, vediamo a che cosa porta, insomma. Mm-hmm. Peraltro appunto si parte dal presupposto che Grillo ha fatto dei passi verso Conte, nel senso che lui, allora Grillo rimarrebbe il garante. Avrebbe rinunciato ad alcuni punti che avrebbero generato questa contesa con Conte, soprattutto quelli relativi alla comunicazione alle nomine, che rimarrebbero nelle mani del nuovo capo politico, quindi Conte. E qualcuno sostiene, come fa adesso Conte a dire di no, come dire Grillo ha fatto, no, il passaggio. Bisognerà vedere effettivamente cosa vuole ottenere Conte da questo riconoscimento, perché sarebbero soprattutto i contiani, coniamo questo termine che è già stato coniato, ma adesso lo sentiremo spesso, a essere pessimisti sulla riuscita dell'intesa tra Grillo e Conte. Beh, io direi ha ragione, perché
L'ultima parola sarà di Grillo comunque, Ecco, lì... questo è il fatto. Allora, che cosa significa la parola garante? Tra l'altro noi questa parola qua l'ascoltiamo, l'abbiamo conosciuta per un partito politico solo dalla nascita del Movimento 5 Stelle. Certo. Cioè nessun altro partito c'era il garante del partito, no? Mentre nel Movimento 5 Stelle c'era questa figura, e questa figura era una figura... insomma, che aveva un peso enorme quando c'erano le votazioni famose sulla piattaforma, insomma, quello che diceva Grillo, poi alla fine la votazione andava in quella direzione. Sì, sì, quindi sì. Il garante è una persona che ha un potere fortissimo all'interno del movimento, quindi secondo me Conte, magari in questo momento non voglio sbilanciarmi una previsione, ma potranno anche trovare un punto di intesa. Però io ritengo che rimarrà sempre quel problema, cioè rimarrà sempre il problema che se Conte uscirà con qualche cosa che non va bene a Grillo... Insomma, rimarrà la supremazia di Grillo, però è anche vero che poi sai, no, in politica... È vero che Grillo sarà il garante, il fondatore del movimento, sicuramente, insomma, però in politica contano i consensi. E Conte, lo abbiamo detto, fino a questo momento almeno, poi ci mancherebbe, vedremo, magari prendendo in mano il Movimento 5 Stelle potrebbe anche, come dire, peggiorare la sua situazione a livello di consenso, o forse no, però in questo momento gode ancora di riscontro da parte del pubblico. Questo però sarà una... cioè insomma, Grillo dovrà fare i conti con questo. Se un domani Grillo sprofondasse nel consenso e Conte invece fosse... al top? Allora Manuela, qua ti dico un'altra cosa, continuo a anticipare un po' quello che dirò poi nel video, ti dico un'altra cosa. Non voglio farti sbagliare, tanto fa un po' che dobbiamo chiudere, quindi ma io se no ti chiedo continuamente. No, ma brevissimo. Sì. Il fatto è questo, attenzione, ci sono già dei sondaggi su un eventuale partito di Conte e sono sondaggi che in alcuni casi sono anche molto lusinghieri, ma, ed è qui la questione Emanuele, ma quei voti non sono voti solo in uscita dal Movimento 5 Stelle, ma sono voti anche in uscita dal Partito Democratico, cioè un eventuale partito di Conte, supponiamolo al 10% per dire una cifra, sarebbe formato da un 5% di ex Movimento 5 Stelle e da un 5% di ex Partito Democratico. Quindi, morale della storia, la nascita di un partito di Conte sdoganato dal Movimento 5 Stelle, certo, cioè non Conte come capo politico del Movimento 5 Stelle, ma Conte come capo politico sceglierà lui il nome. E qua ovviamente la memoria va subito a Mario Monti con Scelta Civica, no? Cioè se Conte facesse un suo partito al quale darà il nome che vuole, quel partito lì farebbe molto male anche al Partito Democratico in termini elettorali. Però certo, perché ci sarebbe anche una minima diaspora, mettiamola così, poi la percentuale non la possiamo conoscere, però a questo punto, scusami, non converrebbe a Conte farsi un partito suo? Cioè, o meglio, è ovvio che inizialmente allora, no, perché però il Movimento 5 Stelle chissà quanti consensi avrà. Certo, allora sono tanti tasselli che bisognerebbe mettere insieme, perché da una parte bisognerebbe capire quanto porterebbe Conte al Movimento 5 Stelle e quanto lo farebbe rinascere, no? In un momento. Dall'altra parte bisognerebbe vedere appunto se questo succederebbe, scusate, mi sono un po' incartata perché sto ragionando su quello che potrebbero essere gli scenari. Però potrebbe anche non succedere, cioè potrebbe andare male l'esperienza di Conte al Movimento 5 Stelle. E invece nel caso di un suo partito? Ecco, è qui la questione, il caso di un suo partito. Attenzione, perché certamente potrebbe avere un buon successo, però attenzione, perché ecco, questo nel mio video non l'ho detto, quindi lo fa, attenzione, il partito di Monti, sì, cioè Scelta Civica, non fu un flop, attenzione, elettoralmente, perché prese più dell'8%, adesso magari poteva magari aspirare a qualcosa di più, ma prendere l'8% secondo me non era un partito brutto. Nuovo, cioè, poi Monti insomma non era molto amato, certo, voglio dire, certo. Quindi forse... Perché divenne un flop? Perché dopo
essere diventato partito, probabilmente non c'era quell'amalgama, non le persone al quale si era affidato Monti. Certo. E poi un partito ha bisogno di soldi, attenzione, i partiti purtroppo sono, cioè costano, non è una cosa... Certamente, anche solo per fare la campagna elettorale, parliamoci chiaramente, se si ha a disposizione del denaro per fare una bella campagna elettorale si arriva ovunque, se non si hanno i soldi si arriva fino a un certo punto, quindi anche solo... Quindi anche quello sul partito di Conte, Conte deve fare molta attenzione, perché se prende in mano il Movimento 5 Stelle, ok, è già un partito, chiamiamolo strutturato, e quindi, ma se fonda un partito nuovo, attenzione Conte, perché non basta il capo di questo partito nuovo, attrarrà senz'altro dei voti, ma poi bisogna anche circondarsi di persone di un certo livello, insomma, quindi assolutamente non è facile, perché c'è stata l'esperienza del Movimento 5 Stelle, che in pochissimo tempo è diventato praticamente il primo partito italiano. Forse qualcuno si illude che facendo un nuovo partito immediatamente trova. È un lavoro, ci vuole tempo, ci vogliono persone soprattutto, e poi ci vogliono soldi, c'è poco da fare, insomma, ci vuole... Ah no, certo, poi comunque in Italia credo che non abbiamo bisogno di nuovi partiti, cioè molto meglio, voglio dire, ricostruire coprendo i buchi e i vuoti, quelli che ci sono già, insomma. Poi sai, quando era nato il Movimento 5 Stelle effettivamente c'era bisogno e voglia di guardare oltre alla classica... al classico dualismo, no? Destra-sinistra, quindi c'era l'esigenza proprio di cambiare anche il modo di rapportarsi alla politica. Infatti è stato poi il momento in cui anche a livello di comunicazione, di linguaggio, è cambiato moltissimo, probabilmente anche perché abbiamo cominciato tutti a utilizzare di più internet, i blog, i social. Prima invece non era così. Adesso non la vedo come situazione analoga ai tempi, e quindi con la voglia di... E poi appunto il Movimento 5 Stelle in quel momento è stato rivoluzionario. In questo momento che cosa, come si farebbe essere rivoluzionario in politica? Allora, è diverso. Posso dare una risposta a questa? Allora, perfettamente vero quello che hai detto, cioè il Movimento 5 Stelle ha avuto quel successo perché in quel periodo storico è emerso, diciamo, che governi di centrodestra e governi di centrosinistra avevano fallito entrambi, per cui il lanciare un partito che fosse non solo né di destra né di sinistra, ma che fosse il contrario dei partiti normali, cioè che avesse come appunto come esponenti persone della società civile, cioè persone che non avevano nessuna esperienza in politica, sì, diventava una cosa rivoluzionaria. Adesso, dicendola in maniera brutale, anziché i professionisti della politica, mandiamo il signor Giuseppe e la signora Maria, che ci rappresentano di più, che potrebbero essere in grado di rappresentare, che sono cittadini normali, eccetera. Certo. Questa cosa ha avuto un enorme successo. Purtroppo poi al lato del pratico, diciamo che avere persone comunque che non avevano esperienza politica ha pesato le diminuzioni dei consensi per il Movimento 5 Stelle hanno anche questa motivazione. Io penso che oggi per avere spazio politico bisogna andare a prendere degli argomenti di politica che sono stati un po' messi da parte. Adesso, oltretutto con il governo Draghi, si vede, cioè non si vede tanto la differenza tra i partiti, proprio perché tutti sostengono questo governo Draghi. Quindi la Lega si è avvicinata al PD, non lo so, può essere che il PD si è avvicinata alla Lega, non lo so, ma di sicuro rispetto a prima del governo Draghi non c'è più quella netta divisione. E in più non si parla di alcuni argomenti. Secondo me bisognerebbe che le eventuali nuove formazioni politiche che prendessero degli argomenti che
fanno presa sui cittadini e diventassero così delle nuove formazioni politiche. Esatto, ma infatti prima ho detto bisogna capire quali bisogni del popolo vengono intercettati e quali argomenti poi vengono effettivamente annunciati. Allora Giancarlo, siamo in chiusura. Io, mentre ti saluto, ringrazio anche gli amici che hanno scritto, anche facendo riferimento all'evento della settimana scorsa sull'inflazione. C'è chi scrive anche, ma per esempio uno dei prossimi approfondimenti non potrebbe essere i riverberi sui mutui, quindi capire, pensiamoci, vedete che anche, sì, perché no, dobbiamo trovare altri temi, ma presto arriveranno altri eventi in Stand Focus. L'evento, quello sull'inflazione, poi ne parleremo, è andato molto bene, sono nati tanti, tanti spunti. Grazie Giancarlo Marcotti. Ti rivediamo su Finanza in Chiaro, naturalmente, poi sui nostri canali on demand, dove potete trovare questa e le altre puntate del Fatto di Marcotti. Grazie come sempre. Grazie a te Manuela, e come di consueto un saluto anche a tutti gli ascoltatori. E allora grazie per averci seguito in questa prima parte di live. Vi ricordo che alle 14:30 torniamo sui mercati, vi terrà compagnia Giacomo Iacomino, adesso naturalmente il nostro palinsesto con gli approfondimenti del caso, e restate sulle fonti TV, seguiteci anche su tutti i nostri social. Buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.